sole e un vento di levante di 6 nodi hanno regalato una splendida giornata per la prima edizione del Venice Hospitality Challenge. Regata ideata e voluta da Mirko Sguario, velista e organizzatore di eventi velici di alto livello. La vittoria è andata a Pendragon, Hilton Molino Stucchi Venice, il maxi dello skipper Salvatore Ulisse e timonato da Enrico Zennaro, con a bordo un equipaggio veneziano che ha tagliato l'arrivo dopo 40 minuti. Secondo, i Drusa, JV Marriott Venice Resort e Spa di Paolo Montefusco, che dopo un'ottima partenza e una bolina al comando ha perso la prima posizione a favore dei veneziani. Terzo è arrivato Mauro Pelaschier, al timone di Ancilla Domini, Hotel Cassagredo, dopo una vincente prima bolina di lotta con Pendragon. Quarto ha tagliato Team Sistiana, Belmond Hotel Cipriani, con al timone Alberto Leghissa. Poi Kiwi, The San Regis San Clemente Palace, skipper Andrea Pesaresi. Sesto, il Moro di Venezia, The Gritti Palace, un hotel Luxury Collection, con al timone Claudio Carraro. E settimo, Cicca Magnum, Hotel Danieli, un hotel Luxury Collection, skipper Michele Cinquepalme, il team di Sole Donne. È stata una regata regolare, partita puntuale davanti alla Marittima alle 14.45 dopo un conto alla rovescia di 5 minuti reso più spettacolare dai getti d'acqua dei due rimorchiatori Panfilo. La vincente prima bolina fino alla boa davanti alle zitelle, poi il doppio bastone in bacino San Marco che ha permesso ai maxi di issare il Gennacher. Infine, l'arrivo con il vento in poppa nel canale dell'Orfano. È stata una grande giornata di festa per la vela e per Venezia, con turisti e cittadini che affollavano le rive per godersi lo spettacolo. La premiazione è avvenuta nella splendida cornice del San Regis Venice San Clemente Palace, accompagnato dalle bollicine Moët & Chandon. Ai primi tre classificati è andato il premio voluto da Mirko Sguario, tre riproduzioni del corno d'ogale in vetro di Murano, ideate e realizzate dal maestro Antonio Seguso, simbolo di una venezianità mai sopita. Al vincitore è stato consegnato il trofeo Challenge, un corno d'ogale più grande, su di un piedistallo dove saranno citati, anno per anno, i nomi dei vincitori. Per questa edizione gli equipaggi e gli hotel sorteggiati sono stati il Maxi Pendragon per i colori dell'Hilton Molino Stucchi Venice, i Drusa per il JV Marriott Venice Resort & Spa, Kiwi per il The San Regis Venice San Clemente Palace, Ancilla Domini per Cassagredo Hotel, Team Sistiana per il Belmond Hotel Cipriani, mentre i due Luxury Hotel Collection, The Gritti Palace e Hotel Danieli, sono stati rappresentati rispettivamente da Il Moro di Venezia e Cicca Magnum. Le barche sono state ospitate nella nuova realtà dello yachting veneziano al Marina Sant'Elena di Stefano Costantini. L'evento è stato realizzato grazie all'aiuto di San Benedetto, Generali Inas Italia, VTP, Moët & Chandon, CVM Panfido, Commedia Partner, il gruppo editoriale Venezia Made in Veneto.